George Foreman, icona del pugilato americano, festeggia 70 anni tra grandi successi e una storica sconfitta. Seguiamo Paolo Sommaruga. La prima volta KO dopo 40 vittorie di fila. Rumble in the Jungle, La rissa nella giungla, Kinshasa, Zaire, 30 ottobre 1974. Lui picchiava, Muhammad Ali danzava e schivava. Quando ci ripensa George Foreman, adesso ci scherza su. Then I got you and he screamed, "That all you got, George?" It was like a horror movie. Pensavo di averlo colpito duro, mi si avvicina e urla: "Tutto qui, George!" Un vero film dell'orrore. Sconfitto, prima ancora di combattere, un intero continente dietro a Ali. Lui, Foreman, più giovane e potente, convinto che il suo appuntamento con la storia fosse solo un incontro come un altro. Il paradosso di una sconfitta che lo consacra, Ali e lui, lui e Ali. Compie oggi 70 anni Big George, George Foreman, il campione che visse due volte, uno dei più grandi pesi massimi della storia. Sconfitto, ma non domo. La rabbia dopo il match, la delusione, la scoperta della fede, il ritiro, poi il ritorno. Calvo, ingrassato, Foreman ha 45 anni e 9 mesi, torna campione del mondo a Las Vegas. Diverso sempre, diverso anche oggi che fa l'imprenditore, 10 figli da 5 mogli, conosciuto, rispettato, invitato in TV. Big George è diventato anche un eccellente comunicatore, pensando ogni tanto a suo buon amico Ali e a quel ring a Kinshasa. I knew then I was in the wrong place at the wrong time. L'ho capito subito, ero al posto sbagliato, nel momento sbagliato. E allora, tra